Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial su Farming Simulator 22. Se sentite rumori strani è perché c'è la finestra aperta, come potete vedere, ma in questa stanza ci sono tipo 60 gradi, quindi stiamo giocando a Farming Simulator simulando anche le temperature che troveremo giocando nei campi senza il climatizzatore sul nostro veicolo, perché noi vogliamo simulare proprio le cose al massimo. Oggi vedremo come coltivare, raccogliere, mietere, magari anche seminare, in realtà la semina non la vedremo. Il frumento, video abbastanza semplice oggi perché sono convinto che non molti troveranno particolarmente utile questo contenuto. Se siete interessati alla semina del frumento, ho fatto un video dedicato proprio alle seminatrici, lo trovate qua sotto. Si semina normalmente come una qualsiasi altra coltura, quindi non perdo minutaggio di video nel farvi vedere come si semina. Per raccogliere il frumento avremo bisogno di una mititrebbia, una raccoglitrice. Potete trovarla qua nei veicoli, una qualsiasi raccoglitrice qui va bene, qualsiasi. Avremo anche bisogno di una lama dedicata, trovate sotto la sezione di lame. Guardate che ci sia il simbolo di frumento. Tutte queste lame qua praticamente, o meglio, quasi tutte, tipo questa no, possono raccogliere il frumento. Io ho scelto questa qua in combinazione con la mia New Holland, non so esattamente il modello, ecco, CH770. Dobbiamo dispiegare la mititrebbia prima di raccogliere. Perfetto. Dobbiamo accendere la lama e abbassarla per poter raccogliere. Qui per adesso non abilito l'andana. Adesso vi spiego un attimo il perché. Andiamo avanti. Vedete che una volta mietuto il frumento, la paglia viene dispersa sul campo. Volendo, possiamo premere il tasto virgola sulla tastiera, sul joystick, non so che tasto sia, possiamo abilitare l'andana e vedete che in questo modo, andando avanti, la paglia verrà lasciata, ci metto un po' per farlo, verrà lasciata in file, pronta per essere imballata. Farò un video dedicato anche, intanto passano macchine perché probabilmente sentite anche voi, farò un video dedicato anche proprio all'imballaggio della paglia, come si ottiene la paglia per fare le balle di paglia. Quante volte ho detto paglia in questo breve frangente. Volendo possiamo far fare questa cosa al nostro lavoratore e in automatico lui, adesso non posso farlo vedere perché è praticamente finito il campo, in automatico lui estenderà il condotto quando passiamo vicino per raccogliere il prodotto. Premendo O si può estendere il condotto e si può versare in un qualsiasi contenitore che possa contenerlo. Cosa intendo per contenitore? Ad esempio carrello. Vedete che qua c'è il simbolo del frumento, quindi tutti questi carrelli possono contenere il frumento. E in automatico, quando voi sarete sopra il carrello, io qua ho preso un carrello proprio standard, magari spegniamo una mititrebbia nel frattempo, appena passerete sopra il condotto vedete che in automatico verrà rilasciato. Volendo potete anche rilasciarlo in un punto randomico del campo premendo Ctrl-I. Verrà proprio lasciato cadere e potete fare delle pile proprio lì per poi raccoglierlo in altri modi, ma diciamo che non è proprio il modo consono per raccogliere frumento. Una volta raccolto il frumento, vi volevo far vedere questa cosa qua, perché ho abilitato l'andana dopo, vi volevo far vedere che se voi andate qua su fertilizzazione, lasciare la paglia sui campi, distribuirla sui campi, non fertilizza il terreno. Questo vuol dire che vi conviene, a meno che proprio non abbiate voglia di farlo, lasciarla in fila e poi raccoglierla con l'imballatrice per poi vendere le balle, così non perdete, diciamo, guadagno, perché non ci sarà differenza a livello di fertilizzazione. Una volta raccolta il vostro frumento, potete semplicemente andarlo a vendere, darlo da mangiare agli animali o stiparlo nei silos. Ho fatto video dedicati a più o meno tutte queste cose che ho detto, quindi passate in descrizione. Niente, questo in realtà è praticamente tutto quello che c'è da dire, ragazzi, sulla raccolta del frumento. È tutto finito qua. È una delle colture basi di Farming Simulator, non ci sono cose particolari. Se avete domande, lasciatele qua sotto e mi raccomando, prendetevi 5 secondi di tempo per mettere like al video e magari iscrivervi al canale, perché per me fa la differenza. Noi ci vediamo al prossimo video, video molto breve oggi. Ciao ragazzi.